arrivati alla palestra. Dov'è che è? Quella lì? Capannone. Ah, pensavo fosse un capannone abbandonato io. Ciao. Ciao. Niente, iniziamo con un po' di riscaldamento. Un minuto per scaldarti i piedi, perché come tu sentirai non è caldissimo qua dentro. Sì, assolutamente. E poi dopo avremo 10 minuti di corsetta branda. Ok. Oggi l'allenamento su cosa si basa? Oggi allenamento di gambe, forza, petto, dorso, spalle, addominali. No, adduttore. Ok. Tutto di forza. Ed è sfida. Ma il Zili sta andando alla grande. Adesso vi faccio vedere un altro simpatico esercizio che verrà dopo l'addominale dritto, adesso anche di lato. Sì, ma quest'estate tutte le ragazze poi. Madonna. Ti con addosso. Tutte le ragazze sono tremendo, diceva quello là. Quello là. I secondi che passano a piano. Pronti a uscire con la bici da corsa? Quanto facciamo? Un'ora? Un'oretta e mezza. Un'ora e mezza con due lavori in pianura. Ok. Ce li hai? È uscito qualcosa? Sì, dai. Ce li hai? Cosa? I lavori in pianura. I lavori in pianura, te li faccio vedere dopo. Ok, due volte. Si può imprecare e affannarsi. Mi metto una tua. Questi qua sono i due lavori che farò di più. No! Non ti dico la verità, sono i tuoi lavori questi. Sono i miei lavori? Sì. Oh, quando è che cominciamo a menare? Una menna di 20 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti. Ti faccio scaldare un po'. Grazie. Lavoretto fatto. 20 minuti, 10 al lungo, 10 al medio. Esatto. A 110 pedalate al minuto. Beh, io ero a ruota e andavo da Dio. Neanche che gli tagliassi tanto l'aria io. Però tranqui. Com'è Alex? Com'è andata? Ho giretto finito anche oggi, ne ho fatto quanto, un'ora e mezza? Un'ora circa, 37. Circa 50 km, 45, sì. Sì. Buona, ci vediamo domani con Davide che facciamo la preparazione giusta. Mettendo giù la tabella, regimi, tutto. Se devastante. Madonna, sì. Momento social. Martedì. Oggi siamo da Davide. Ciao. Dopo una settimana ci vediamo di nuovo. Faremo resoconto di quello che siano stati i test. Esatto. Andati abbastanza male, immagino. Ieri ho fatto allenamento con Alex e Danny. E oggi ci spacchiamo di nuovo in palestra. Oggi ci spacchiamo. No, beh. Oggi iniziamo con Andrea il percorso più legato all'aspetto a secco, quindi legato principalmente alla forza. Cominceremo con un'attivazione che rispetta più o meno quelli che sono i principi legati alla corretta attivazione, soprattutto negli sport di squadra, ma anche nel ciclismo lo reputo molto importante. Quindi faremo una fase nella quale faremo un rilascio emifasciale con un foam roller, faremo della mobilità articolare, stretching dinamico, quindi è un'attivazione abbastanza moderna, tra virgolette, una fase comunque sul tappeto, sul tapirulan di riscaldamento, e poi entreremo nel vivo dell'azione, quindi faremo principalmente un lavoro legato sulla forza degli arti inferiori, con molto controllo e molto focus sulla stabilità, e nel finale ci sfogheremo un po' con un circuito abbastanza strong e abbastanza cardio. Che bello, non vedo l'ora. Che bello. Non vedo l'ora di vederlo. Scrolli le spalle avanti. Scrolli. Scrollate. Apri, blocchi un secondo, ok, torna, piega direttamente le gambe, okay. Respira, ok, il bacino, sì. Movimento sensual, ok, magari ondeggia meno con le ginocchia, ok, viene un po' più d'interno, ma poi proprio solo col bacino, questo, movimento ampio, vicini le ginocchia, prendi i piedi, sì.
Coppa del mondo vicino. Arse dice. Cambio giro. Questo timing è così. Sì, allora. È mobilità, quindi quando fai una decina di 5 secondi per il gruppo va bene. Prendi gli stendi. Cioè, facciamo quei lavori. Anche le mie, tranquillo. Praticamente ti fa una specie di massaggio con un rilascio miofasciale, si chiama. Quindi poggi il piede sulla polpaccia sopra e rulli, semplicemente. Ok, va a togliere un po' di leggeri fastidi. Quando devo fare? Morza, una quindicina di rullatine e poi cambiamo. Madonna, questo è devastante. Ci sarà un punto nel quale avrai più fastidio. Sì, a metà. Facciamo il trigger point, un tempo più doloroso. Tra un pochino sentirai anche quel tipo fastidio. Massaggi sportivi, sì. È una sorta di massaggio, in realtà. Va a sfruttare alcuni quei principi. Adesso lo provi a passare dal ginocchio al gluteo, quindi sotto. Okay. E lo fai solo sui tessuti molli, quindi praticamente solo sul muscolo, non per le articolazioni. Incroci, fai leggermente ruotato. Okay. E rulli. Io non mi sento così. Sguardo della fatica. Sì. Esatto. Questo dovrei farlo praticamente ogni allenamento. Questo lo fai se ce l'hanno loro ogni allenamento, una volta anche se non hanno il forroll basta una palla. Però in realtà va bene sia come attivazione all'inizio, se lo fai un po' più leggero, se lo fai un po' più profondo, viene quando hai proprio fastidio. Ok. Allora, questa pure sdraiata di vari un po' di più elegante. Ok. Appoggi le ginocchia, da questa posizione spingi dietro. Ok. E poi risali. Quindi ti divaricato, spingi. Spingo dietro? Ok, quindi bravo. Sali, quindi devi sentire anche gli adduttori che tirano. Sì, precisamente. Ok. Vai, adesso da questa posizione vai in plank. Ok. Ok. Mi porti uno avanti, carichi, ti appoggi e cambi. Quindi fai in plank, ti appoggi. Ok. Carichi. Adesso fa funzionare. Devi sentire un bello rosso, sti là. Ah, sì. Torna indietro, cambia. E questo lo faccio sempre prima di cominciare. Sì, questo per prima di cominciare. Spingi verso l'esterno. Ok, ginocchio. Spingi leggermente verso l'esterno e torni di nuovo con il ginocchio al centro. Ok, guarda avanti. Mi sento leggermente le gambe. Sì. Allora, se riesci il piede lo tieni abbastanza appoggiato, stacca leggermente. Adesso torno indietro, cambio gamba. Il rumore delle mie ginocchia è il video. Sì, sì. Ma anche il mio non scherza. Ok, torna sulla gamba di prima. Dai. Da qui invece stacca adesso leggermente il ginocchio. Ruoti guardando la mano, arrivi perpendicolare a terra. Bravo. E poi torni. Se riesci il ginocchio dietro lo stacchi leggermente. Ok, torna, cambia. Stessa cosa di qua. Ok. Ok, adesso ritorna come se non stessi in plank. Ok. Fai uno, ne fai due, ti sbilanci, okay. Guardi all'indietro e ti rialzi, poi riscendi. Quindi vai indietro, fai uno, carichi sempre sulla gamba dietro, due, ti sbilanci, inarchi la schiena prima di salire e poi vai su. Allora, porta una gamba stretta, bravo. Uno, due, bravo, prima di risalire, stai un po' più alto per sedere. Ok. Bravo, parti da qui e sali. Esatto, poi appoggi le mani. Una volta riscendi per contrario. Ritorni, buono, vai. Ecco, e su. Dietro. Abbiamo fatto la prima parte degli esercizi. A terra in piedi per la mobilità, adesso facciamo 3-4 minuti di puntini. No, adesso. Adesso facciamo 3-4 minuti di camminata e poi cominciamo. Poi cominciamo a spingere. Oh, stacca pure le mani. Adesso cominciamo a fare qualche saltino. Saltiamo, un po' di pliometria. Okay. Quando salti fai un balzo, poi scendi in mano. Okay.
Ok, se no non saltare con lo scendere, con la torre. Ok. Bravo, vai su. Fai il caricamento quindi da sopra, vai, passo e salti. 15, quando è finito i 15, passo e fondo alternato. Uguale. Uguale. Ok. Poggio il petto. Carino. Carino. Ok, scendi squat. Bravo. Adesso da qui, affondo, alternato, bravo. Avanti. Mi faccio fare 10-10 oggi. Ok, pausa, recupera. Nuovo esercizio sul Bosu. Bosu, allora scendiamo in squat, pieghi, distendi e riparti. Ok, okay. Quante? In squat e riparti, 20. Ok, lo porti al petto, ogni volta fai la distensione. Questo si può fare nelle due varianti, sia distendendo quando sali che quando sei impiegata. Allora vai giù, esatto, che sali e spingi. Ok. Siamo 20. 5. Mano opposta al braccio. Allora fallo, gamba che sale, okay. E braccio. Bravo, quando scendi freni, tieni pure sempre la stessa gamba. Ok, quindi quasi. Adesso fate 15 per gamba, scendi frenando qua. Esatto, bravo. Mano magari te la appoggi sulla spalla, così per la spalla sali. E nelle gambe ancora quella di ieri. Sì. Ok. Decisamente. Cambia. Sì, ma questo ti faccio fare solo un giro. Calcola tu comunque quando lo farai, avrai 5 balzi. Invece di 3, dopo i 3 giri di quello di prima, io adesso ne ho fatti 2. E 3 di questo, se ne faccio fare solo uno. Finito anche gli step, devastanti. Adesso facciamo fase transitoria, andiamo in bici. È finita la bike, circuitino. La bike, adesso facciamo un bel circuitino, 6 esercizi nel quale alterniamo delle stazioni un po' più impegnative dal punto di vista cardio e altre un po' più impegnative dal punto di vista muscolare. TRX, squat, più rematore. Ok. Facile e leggero anche questo. Facile e leggero. Butter row. Alternata, 20 secondi. Plank push up. Partiamo in plank. Ok. Col cambio a metà. Sto già soffrendo. No, veramente. Penso che sia la cosa che odio più di tutto il mondo. Benissimo. E qui sono proprio più scarso. Adesso vediamo che la tua coordinazione. 40 secondi di corda. Blank. Rotation. Ok. Ok, questo lo conosco già. E cambiamo versione. Ok. Easy. Quanti giri? Senza sosta, facciamo 3 giri questo circuito. Arrivati a fine giro con l'enduro, come ha detto Davide, abbiamo fatto un'oretta e mezza, sono diventate praticamente 2 perché ho forato 2 volte. Sto testando la nuova Foxy RR, abbiamo fatto circa un millimetro di dislivello, anche se il mio amico Federico mi ha trainato un po' in salita. Ma è facile, chiama Federizza per una trainata in compagnia. Ah, non ricordiamo calzettino Lupato Brothers. Adesso si torna a casa e ci vediamo domani. Mercoledì
Oggi lavori su strada, ho appena finito di fare due circuiti di forza. Praticamente si fanno 10 secondi da 40 pedalate al minuto, arrivando a 80 col massimo rapporto. Ogni volata è seguita poi da un recupero di 2 minuti, 15 minuti di pausa tra una serie e l'altra, e poi si finisce con gli ultimi 15 minuti al medio. Direi normale come primo allenamento serio su strada. Purtroppo oggi non riesco a passare da Davide per spiegarvi un po' come sono andati i test, e lo faremo domani mattina, e quindi ci vediamo domani. Allenamento di oggi finito, mi ha fatto circa 3 orette perché sono stato in giro a filmare per il test della Moonraker Foxy RR. Abbiamo fatto circa 20 km e il solito giretto da circa 800 metri di dislivello. Ho trovato un sacco di neve, come avete potuto vedere dai filmati della GoPro, e mi sono divertito veramente un mondo. Adesso andiamo da Davide e vi spieghiamo un po' quello che sono stati i nostri test e come pianificheremo le prossime settimane di lavori. A dopo. Siamo tornati da Davide, come vi ho promesso, visto che l'ho tirata un po' lunga. Adesso diamo un'occhiata un po' ai test che abbiamo fatto l'altro giorno, cioè settimana scorsa, l'episodio precedente. Se non l'avete visto, vi lascio qua il link sopra per andare a vederlo, però è di qua il link, sì. E adesso prego Davide, che sicuramente ne sai un po' più di me. Allora, abbiamo fatto 3 tipologie di test. Un primo test appunto di analisi corporea per vedere la sua composizione, la sua percentuale di massa grassa e massa magra. L'abbiamo fatta con un semplice plicometro. Il risultato è stato di circa un 18% di massa grassa, considerando un peso, lo diciamo? Sì, dillo ormai. Diciamo, dai, un po' sotto i 100 kg, un po' sotto. Quindi ovviamente il primo obiettivo è quello di riuscire a migliorare la sua composizione corporea, a scendere gradualmente col peso in modo però da non perdere massa magra, che al contrario potrebbe essere uno dei suoi punti di forza, lo vedremo anche dopo nell'analisi degli altri test, ma quindi di perdere soltanto massa grassa. Abbiamo poi svolto un test di potenza cadenza per vedere tutti i suoi picchi di forza in funzione poi di cadenze diverse, quindi 5 step, 5 accelerazioni, te le ricordi? Sì? Sì, più o meno. Allora, 3 step con il 52, un step col 52-12, uno col 52-13, uno col 52-15, 2 step col 36, uno col 13, uno col 15. Dall'analisi è risultato che sarebbe stato meglio riuscire a fare un test con il 53 nel caso di Andrea, perché comunque riesce a sviluppare ottimi valori di potenza, riesce ad accelerare nel breve, e quindi ad esempio il grafico non è risultato un grafico ottimale, appunto perché il rapporto utilizzato probabilmente era leggermente inferiore rispetto a quello che avrebbe potuto usare. E quindi arrivavamo su un target leggermente più alto, ma soprattutto sul primo step, che è un'accelerazione fino alle 80 pedalate. In questo caso siamo arrivati un po' sopra le 90. Negli altri casi invece con l'accelerazione fino alle 100, alle 120, alle 140, alle 160, quindi con un target che prende, diciamo, dalla forza dinamica massima fino alla forza veloce, alla forza esplosiva, siamo riusciti a rimanere abbastanza nel range. Il picco massimo toccato è stato di 1617 watt, un valore piuttosto alto. Ovviamente è sempre il peso potenza che lo depenalizza, perché è arrivato a 16 watt e 22 pro kilo. Questa matematica, La matematica ci frega sempre. Il terzo test che abbiamo fatto, l'ultimo, un test incrementale, semplicissimo, incrementi di potenza di 20 watt ogni minuto. Qui abbiamo il grafico con una deflessione abbastanza evidente, tolto questa prima fase di ricalcolo, attorno ai 338 watt, quindi un rapporto peso-potenza di 3,39 watt pro chilo. Anche in questo caso è sempre il peso la componente sfavorevole. Però nonostante ciò,
il vantaggio che ha, se da un punto di vista metabolico, ovviamente questo è una discriminante importante, dal punto di vista di forza abbiamo visto come i picchi espressi sono notevoli, quindi sicuramente da questo punto di vista, dal punto di vista neuromuscolare, quello della forza, andremo a lavorare, ma andremo a lavorare soprattutto con un condizionamento di base dal punto di vista aerobico per dargli appunto la base sulla quale poi riuscire a costruire tutto il nostro percorso. E questo test, giusto, riesce anche a identificare le varie fasce. Esatto, di... in base a questo test abbiamo ricavato le prime zone. Andrea non utilizza misuratori di potenza, quindi andiamo su zone abbastanza standard, i classici lungo, medio, veloce, soglia e io 2 max. Una volta calcolate queste frequenze di riferimento in funzione della sua soglia anaerobica, Andrea già attualmente, come sta facendo i suoi allenamenti, con un target zone, un target di zone che va ad utilizzare. Interessante sarà appunto rifare un test tra 3 mesi e controllare le varie modifiche che sono avvenute. I miglioramenti, ovviamente. Si spera. Ovviamente. Ok, grazie, okay. Davide, della tua spiegazione super tecnica ma super easy, penso. Spero easy. Sì, e noi ci vediamo domani con l'SFR. Yeah, ciao. Venerdì, oggi palestra. Sono riuscito a fare SFR perché ho un problemino tecnico con la bici da corsa e quindi ho switchato alla palestra. Domani di nuovo enduro, facciamo un po' di SFR con quello perché sono senza bici da corsa. Oggi il circuito è un po' più lungo rispetto a quello dell'altro giorno e anche più impegnativo, quindi io non mi ricordo tanto bene quello che abbiamo fatto martedì e quello che mi ha dato Davide, sinceramente faccio un po' fatica a capirlo perché ovviamente io non capisco mai niente dalle tabelle che mi mandano perché sono scritte in modo preparatorio. Faccio un mix di quello che abbiamo fatto settimana scorsa e martedì e faccio un circuito abbastanza impegnativo a livello di intensità e lo farò 5 volte e faccio gli squat con la kettlebell sul Bosu, i rematori con il TRX, i balzi sul gradino qua, poi facciamo gli affondi con i pesi, la corda 20 secondi, il battle rope 20 secondi e finiamo col plank con le rotazioni. Finito palestra, ho un po' sforato in quello che mi aveva detto di fare Davide, però speriamo che ne sia comunque valsa la pena, è stato un circuito abbastanza duro. Abbiamo fatto 15 squat con kettlebell sul Bosu, poi i rematori col TRX, anche questi 15, poi abbiamo fatto 10 balzi sul gradino per poi fare 20 affondi e poi 20 secondi di corda, 20 secondi di battle rope e alla fine 16 plank con le rotazioni. Scusate, mi sono un attimo perso. Ok, noi abbiamo finito per oggi. Ci vediamo domani che purtroppo l'SFR mi tocca. Sabato, oggi SFR, quello che abbiamo fatto ieri. Purtroppo sono senza bici da corsa. Ho avuto un piccolo problemino tecnico e quindi mi tocca farli con la mountain bike. E direi che, visto il mezzo, non mi dispiace poi così tanto. Adesso faccio un po' di lavori e... poi alle 2 incontro con gli primi amici, andiamo a fare un sentiero qui sopra Salò, la corna. Sto affrontando questa salita che è qua di fianco a Salò, la salita delle Zette, sono circa 3 km, pendenza veramente bassissima e molto regolare. Ci sono i gruppi di ciclisti su strada che mi guardano malissimo perché vengo su a 45 pedalate al minuto. Pensano che sia veramente incapace di andare in bici. E comunque, tornando a noi, facciamo 3 serie da 3 ripetizioni SFR, 2 minuti più un minuto di recupero, quindi partendo da sotto sui 3 km più o meno come mountain bike arrivo in cima per poi tornare indietro e fare 8 minuti di recupero tra una serie e l'altra. Finite queste, vado a fare una discesa come vi dicevo un attimo fa, anche se non sarebbe presente nell'allenamento, però beh, sono riuscito con l'enduro, così anche divertirsi. C'è luce da cinema qua, GoPro, chiama tua mamma. Zitto che
Vai, ok. Attenzione, Andre Signorini sbarello. Dai, dai, dai. Ciao. Figa, Andre, hai rischiato poco di morire lì. Oh, oh. Ce l'hai il video, ti prego, ce l'hai. È lì il tornante da fare. Sei andato sul dritto? Mi è piaciuto che mi sono all'allentatore e l'ha anche annunciata. Oh no, no, ho trovato qua, ho trovato qua. Piano, piano. Prendermela? Certo. Perché sono incastrato. Sì, però figa, che dritto ho fatto qua. Ti faccio piano piano la gomma, l'airoller ha salutato. Giro in bici finito. Ci voleva un gelatino. Perdonami Davide per mi vida loca. Abbiamo fatto una roba come 3 ore e 40 minuti di bici e più di 40 km, circa 1000 metri di dislivello, forse un po' di più. Domani facciamo altre 3 orette con l'enduro. Penso che rifaremo 2 volte questo tiro che vi ho fatto vedere oggi, che tra l'altro è fighissimo, non l'avevo mai fatto. Quindi a domani. Domenica. Oggi sono uscito in bici, il mio amico Fede mi ha dato una tiratina con l'elettrica, abbiamo un po' imbrogliato. Siamo fatti 2 risalite, tra l'altro una abbastanza incazzata e ripida che si è da noi tutta cementata, e poi siamo fatti la stessa risalita di ieri, due giri sulla corna variante flow. Adesso direi che andiamo qua a Salò sul lungo lago, ci mangiamo un gelatino e poi andiamo a casa. E questo video direi che è finito. Come sempre vi invito a lasciare un commento se vi è piaciuto, chiederci qualcosa se non vi è chiaro sulla fase magari di palestra che abbiamo fatto insieme a Davide l'altro giorno nel suo studio, e ovviamente darmi qualche consiglio su come migliorare questa serie di video che è nuovissima. Per il resto vi invito ad iscrivervi al nostro canale, che trovate il bottone qui sotto, e se vi è piaciuto lasciate un bel like. Ci vediamo al prossimo video, ciao ciao. Puoi sempre fare il video mentre mangio il gelato? Perché? Ma anche in fondo.